Benvenuti al settimanale di Torinova TV. Reggio Calabria celebra il suo 25 novembre a Piazza Italia il flash mob contro la violenza sulle donne. Presenti rappresentanti del comune e della città metropolitana, amministratori simbolicamente uniti da un nastro rosso contro violenze e discriminazioni, arte, letteratura, musica e danza, per dire basta alla violenza di genere. In Piazza Italia molte scuole hanno risposto all'appello del comune in collaborazione con la società ginnastica Gibbione in occasione del flash mob organizzato per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti era in prima fila insieme al assessore e dipendenti comunali con in mano un nastro rosso a voler testimoniare l'unità e la compattezza nella lotta ad un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire. In piazza, fra gli altri, era presente anche il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, il presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, l'assessore alle politiche di genere Angela Martino, la presidente della Commissione Pari Opportunità Teresa Pensabene e la consigliera di pari della città metropolitana Paola Carbone. Reggio Calabria. In sala biblioteca Gilda Trisolini la presentazione delle iniziative alla presenza dei promotori e del sindaco facente funzione Carmelo Versace, che ha salutato positivamente l'organizzazione della Kermesse che per circa una settimana riporterà i riflettori sull'arte sublime del maestro ed illustre concittadino Gianni Versace. Coinvolgendo associazioni ed operatori del settore, è un'iniziativa di grande valore culturale, ha affermato Carmelo Versace, portando i saluti alla vasta platea di operatori del settore moda. Un ulteriore segno di attivismo sul nostro territorio che punta a rendere omaggio ad un personaggio illustre che ha avuto il merito di portare la nostra città nei contesti internazionali più prestigiosi e che forse da regine non riusciamo ancora a celebrare abbastanza. Ringrazio i promotori di questa attività, la cui organizzazione va avanti ormai da lungo tempo e ha prodotto un calendario di iniziative che non solo celebrano il maestro Gianni Versace, ma che puntano a riviverlo nel quotidiano, promuovendo sul territorio la sua figura come motore di sviluppo di iniziative culturali. Un ringraziamento particolare, infine, ha concluso il sindaco facente funzione, vorrei rivolgerlo al santo Versace, persona molto attenta, che è sempre vicina alle istanze che vengono promossi sul nostro territorio. Il 21 novembre 2022 alle ore 11:30 presso la Cattedrale di Reggio Calabria è stata celebrata la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. La funzione religiosa è stata officiata da Monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria, Bova, alla presenza anche delle massime autorità civili, militari e della magistratura regina. Alla cerimonia, oltre alle rappresentanze delle associazioni combattentistiche d'arma e degli studenti di vari istituti, hanno partecipato i carabinieri in servizio e in congedo con i familiari, anche di coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del dovere. Inoltre, per la prima volta nella loro carriera appena iniziata, gli allievi frequentatori del 141° corso intitolato al carabiniere Filippo Bonavitacola, medaglia d'oro al valore militare ed eroe della resistenza presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, hanno potuto vivere l'emozione di una celebrazione fortemente sentita dai militari. Sua Eccellenza Fortunato Morrone, dopo aver salutato le autorità e tutti i militari presenti, ha voluto sottolineare la funzione che il carabiniere rappresenta per la gente quale garanzia di legalità, di rispetto e di forte testimonianza del servizio al bene comune, la cui presenza costante aiuta a sentirsi parte di una comunità umana e nazionale. Riunione operativa a Palazzo San Giorgio alla presenza dei sindaci facenti funzione Paolo Brunetti e Carmelo Versace, dell'assessore alle società comunali Francesco Cangemi e del direttore generale del comune Demetrio Barrega.
La società Castore è stata conseguente rispetto agli impegni assunti dal Comune nei giorni scorsi, come già annunciato ieri. Gli stipendi dei dipendenti sono stati pagati, fatto che segue il pagamento delle fatture pregresse avvenuto la scorsa settimana nonostante i diversi solleciti. Nel frattempo abbiamo avviato una ricognizione con tutti i settori per verificare eventuali altre fatture arretrate ed azzerare tutti i crediti vantati dalle società. Abbiamo inoltre fatto una ricognizione per accertare alcune responsabilità della macchina burocratica affinché episodi di questo tipo non si verifichino più. Così, in una nota, il sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace, a margine dell'odierna riunione con il sindaco facente funzione Paolo Brunetti, i dirigenti del comune di Reggio Calabria per il completamento dei pagamenti nei confronti della società Castore. All'incontro operativo presieduto dai due sindaci facenti funzioni ha preso parte l'assessore alle società comunali Francesco Cangemi, oltre al direttore generale dell'ente di Palazzo San Giorgio Demetrio Barrega. Abbiamo preteso che le procedure siano veloci e scrupolose, spiega ancora la nota. Come abbiamo affermato, lo sviluppo industriale di Castore è certamente una priorità dell'amministrazione comunale e metropolitana. I dipendenti stiano tranquilli, i fatti dimostrano che su questi aspetti c'è un'attenzione costante da parte della politica, per la quale ci aspettiamo una conseguente efficienza da parte degli uffici, su cui vigileremo costantemente. L'incontro di oggi è servito a definire il complesso degli impegni economici dovuti alla società e redigere un cronoprogramma puntuale dei pagamenti che consentirà una normalizzazione dell'erogazione degli stipendi. Da parte nostra, conclude Versace, piena disponibilità e massimo impegno per la risoluzione definitiva di tutte le questioni che rallentano il meccanismo dei pagamenti. Per la seconda volta consecutiva, Gioia Tauro ha ottenuto il riconoscimento di Città che legge, conferito dal Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con ANCI. Siamo molto felici e orgogliosi di questo riconoscimento, che è il risultato di un impegno condiviso sulla promozione della lettura portato avanti da questa amministrazione, con la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni e di tutta la società civile, dichiara il vice sindaco e assessore alla cultura Carmen Moliterno. Un risultato che è il frutto di un'attività intensa e diversificata, con l'organizzazione di numerosi eventi e attività che ha coinvolto prima di tutto le scuole cittadine e poi le di tutte le fasce d'età. Dopo il primo riconoscimento di Città che legge, si è proceduto verso sottoscrizione dello strumento fondamentale del Patto per la lettura, rete di attori che, protagonisti a vario titolo delle filiere culturali del libro, interagiscono in maniera integrata e sistematica per diffondere l'idea che la lettura è un bene comune sul quale investire per la crescita dell'intera comunità e che le politiche culturali sono strumento fondamentale per lo sviluppo sociale e economico della città. Hanno aderito al patto per la lettura la Direzione Generale Musei Calabria, il Coordinamento Generale Nati per Leggere, l'Ordine degli Avvocati di Palmi, la Croce Rossa Italiana, numerose associazioni culturali, librerie, istituti scolastici di ordine e grado, gruppi di lettura, pediatri, giornalisti e studiosi. Il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace ha incontrato la scrittrice e docente russa Josefin von Zizevitz, vincitrice del premio internazionale Città dello Stretto, promosso dal Regium Iuli. Nella sala Trisolini di Palazzo Alvaro, il sindaco facente funzione ha avuto modo di ringraziare il presidente del circolo culturale Giuseppe Bova per il costante impegno profuso nel nome della cultura e della legalità. Un lavoro apprezzato e promosso dalla città metropolitana che, seguendo le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, da ormai 3 anni ha istituzionalizzato il premio Regium Iuli perché ha contribuito attivamente allo sviluppo della comunità. Nel salutare la von Zizevitz, Versace ne ha sottolineato il coraggio e la forza con cui affronta i suoi studi ed i suoi scritti, sfidando le rigide e insopportabili tagliole della censura e mostrando al mondo il significato più autentico della libertà di informazione.
Grazie dunque a tutte le donne e gli uomini che, come la scrittrice Josephine, sono sempre al servizio della verità e della giustizia. In molte parti del mondo, infatti, ancora si rischia la vita o il carcere per cercare di rendere un'informazione più denuncia. Ve scevra dai controlli e compromessi. Noi dobbiamo mai abituarci alla libertà, un bene che va salvaguardato, custodito e protetto giorno per giorno. Tropea Vibo Valencia. Degustate, assaporate, apprezzate Tropea. Sono questi i messaggi che sui tram di Nizza e Monte Carlo in Costa Azzurra hanno accompagnato l'immagine del Borgo dei Borghi con il celebre scoglio di Santa Maria dell'Isola, impreziositi da alcune delle sue produzioni agroalimentari più celebri come la cipolla rossa di Tropea IGP Calabria, l'anduia di Spilinga e il pecorino del Monteporo. È successo durante la settimana della cucina italiana nel mondo, conclusasi nei giorni scorsi, che ha visto l'esperienza del Principato di Tropea insieme a tutto il territorio protagonista di una nuova straordinaria occasione di promozione condivisa con il Galterre Vibonesi, partner dell'evento insieme all'assessorato regionale all'agricoltura guidato da Gianluca Gallo. Continua e si rafforza, dichiara il sindaco, l'impegno dell'amministrazione comunale in stretta sintonia e sinergia con Galle Regione Calabria nella proiezione e reputazione internazionale della destinazione turistica, culturale e identitaria con il suo patrimonio di produzione agroalimentare, icona indiscussa di Made in Calabria in Italia e nel mondo. E questo sottolinea il messaggio semplice e diretto che abbiamo voluto trasmettere anche in questa bella, importante ed efficace campagna Oltramp, condivisa col Galterre Vibonesi, che ringrazio insieme all'assessore regionale Gallo, nella consapevolezza, conclude Macri, che è così che si investe e si fa vera ed utile promozione per i nostri territori. Quest'anno a Taurianova, all'Istituto Comprensivo Sofia Alessio, Natale Contestabile, diretto dalla dottoressa Maria Concetta Muscolino, la celebrazione del 21 novembre è stata dedicata a chi non c'è più, al piccolo Giuseppe Di Certo, scomparso lo scorso anno, e all'amata maestra Franca Carmelitano. Al plesso centrale la lettura di poesie, canzoni e disegni dei bambini sono stati i preziosi ingredienti dell'evento. Il ricordo del piccolo Giuseppe è stata piantumata una camelia benedetta dal parroco Don Cesare Di Leo, presenti il sindaco di Taurianova Roy Biase, l'assessore alla pubblica istruzione Angela Crea, la dottoressa Maria Concetta Muscolino, il tenente dell'arma dei carabinieri Federico Di Gian Leonardo e i familiari del bambino. Dagli interventi è emerso che d'ora in poi chi guarderà queste piante rinnoverà il ricordo del piccolo Giuseppe e della maestra Franca. Perché gli alberi sopravvivono agli uomini e tramandano la memoria oltre la nostra stessa esistenza. Nel plesso di San Martino, dopo la benedizione di Don Pino d'Eraco, è stata piantumata una Yanakanda. La piantumazione è stata preceduta dal ricordo delle colleghe e degli alunni dell'amata maestra Franca, con poesie, canti, illustrazioni e una targa ricordo consegnata alla famiglia. La maestra Franca, oltre ad essere stata una grande educatrice, una maestra di vita, è stata una grande madre, moglie e amica. Lodevole è stato il suo impegno nel sociale, il suo ricordo vivrà in eterno in tutti quelli che l'hanno conosciuta. Significativo l'intervento della dottoressa Muscolino, le celebrazioni per la festa dell'albero si sono concluse nel plesso di Amato. Passiamo alla cronaca. Nei giorni scorsi a Melicucco, personale della DICOS di Reggio Calabria e del commissariato di pubblica sicurezza di Polistena, coadiuvato da liquide del nucleo artificiere squadra mobile di Reggio Calabria, arrestato per la violazione dell'articolo 2, legge 895/67, un 26enne incensurato trovato in possesso all'esito di perquisizioni di circa 210 kg di percussori di diverso tipo, oltre ad 1,5 kg di esplosivo, già miscelato in neschi, micce ed astucci per il confezionamento di artifici pirotecnici. Il materiale in argomento era custodito all'interno di un laboratorio clandestino, ubicato nello stesso stabile ove insiste l'appartamento dell'arrestato.
La pericolosità della condotta di detenzione è stata corroborata non soltanto dalla presenza di un telecomando ad attivazione remota, nonché di un frullatore mixer per la miscelazione delle sostanze ancora sporche di residui della lavorazione degli esplosivi, ma soprattutto dalle precarie modalità di conservazione degli esplosivi e delle polveri rinvenute, poiché collocate in ambienti angusti e in prossimità a luoghi densamente frequentati, centro abitato. Per tali motivi è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e l'intera area è stata cinturata e chiusa al traffico. Nel corso delle attività ad esito di altre perquisizioni domiciliari è stato definito in stato di libertà un 28enne trovato in possesso di 11 artifici pirotecnici e segnalato amministrativamente un altro soggetto di 24 anni poiché detenteva 5,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Fermato ad Aosta, dai carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo valdostano e dai militari del gruppo di Gioia Tauro, il presunto incendiario che nella notte fra il 21 e il 22 aprile scorso si era introdotto nel cortile antistante gli uffici comunali di San Giorgio Morgeto, comune in provincia di Reggio Calabria, ed aveva dato fiamme alla macchina di servizio della polizia locale. Questa notte, malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei militari dell'arma, l'autovettura, per l'altro unica in uso dei vigili urbani, era stata completamente distrutta e nel successivo incendio scaturito le fiamme avevano danneggiato il cortile e i muri della sede del comune. Nei confronti dell'indiziato di delitto, un pregiudicato di 31 anni, originario di San Giorgio Morgeto, che da anni alternava fra Calabria e Val d'Aosta, ufficio del giudice delle indagini preliminari, presso il Tribunale di Palmi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare ritenendo genuini i gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, che immediatamente avevano avviato approfonditi accertamenti. Nel corso dell'attività investigativa era poi emerso che la precedente mattina l'odierno arrestato si era recato presso l'ufficio tecnico del comune di San Giorgio Morgeto pretendendo agli impiegati la consegna di 70.000 euro come giusta indennità per l'esproprio di un appezzamento di terreno di proprietà della sua famiglia incamerato 25 anni fa perché ritenuto di pubblica utilità per la realizzazione della pedemontana, importante asso viario che congiunge i comuni dell'entroterra del comprensorio della piana di Gioia Tauro. Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e l'effettiva responsabilità della persona destinataria della misura cautelare, di concerto alla fondatezza delle ipotesi d'accusa mosse a suo carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori anche in favore delle persone sottoposte ad indagine. Nei giorni scorsi a Reggio Calabria, all'esito delle attività condotte dal personale della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati individuati i responsabili dei furti e danneggiamenti commessi la notte del 23 novembre scorso ai danni di diverse attività commerciali del centro collocate tra Corso Garibaldi, via Skeners, via Filippini e via del Torrione. I due soggetti, una donna di 45 anni e l'uomo di 40 anni, pregiudicato per furto, evasioni, minaccia, incendio, ricettazione e lesioni personali, entrambi cittadini e percettori di reddito di cittadinanza, sono stati denunciati per i reati di furto aggravato e concorso e danneggiamento aggravato in concorso. I due originari residenti rispettivamente ad Asti e Benevento, ma domiciliati a Reggio Calabria, sono stati individuati dopo un'attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate da ciascun episodio criminale e dal ritrovamento di vario materiale probatorio che è stato posto sotto sequestro. A Reggio Calabria, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato in flagranza 25enne sottoposto agli arresti domiciliari per evasione con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Solo il 18 novembre scorso il giovane era stato denunciato per la medesima fattispecie di reato.
oltre che per possesso di chiavi alterati o grimaldelli. Nello specifico, a seguito della segnalazione di privati cittadini, era stato notato insieme ad una donna identificata successivamente nella moglie nei pressi di alcune abitazioni presenti nelle vicinanze di Piazza Municipio a Reggio Calabria, Gallina, nell'intento verosimile di porre in atto furti in appartamenti. Ipotesi avvalorata dal fatto che una volta fermati dagli operanti a bordo dell'autovettura di sua proprietà allora in uso a seguito della perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti attrezzi utili allo scasso sottoposti a sequestro penale. Anche questa volta non è andata nel miglior dei modi per il giovane che, colto nella flagranza del reato di evasione, è stato arrestato dai militari operandi, evitando l'eventuale commissione di altri reati come considerate le circostanze recidive. Il probabile ulteriore tentativo di furto in appartamento. In corso le indagini al fine di verificarsi l'ipotesi delle fattispecie delittuose del furto da parte del medesimo, mentre l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, l'applicazione di alcuna misura nei suoi riguardi, rimanendo salve le successive determinazioni di fase processuale. I carabinieri forestali della stazione di Cittanova, su mandato della Procura della Repubblica di Palmi, hanno scoperto e sequestrato in località Bozzara, nel comune di Varapodio, un impianto per la lavorazione di inerti per l'edilizia e due aree ricavate in terreni agricoli trasformati in cava di estrazione del materiale. I militari di pattuglia, nel corso di diverse ispezioni, hanno individuato i gestori di questa attività, riconducibili a due fratelli del posto, uno dei quali proprietario dei terreni utilizzati come cava, che allo stato degli atti, salve le verifiche nei vari gradi di giudizio, risulta priva della prevista autorizzazione unica ambientale, ubicati poco distante dall'alveo del torrente Marro e in zona sottoposta a vincolo idrologico. Forte l'impatto che questa attività ha generato sul territorio, producendo sul piano di campagna due grandi cavità stimate svariate migliaia di metri cubi di materiale asportato. Inevitabile il deferimento dei due fratelli all'autorità giudiziaria e il sequestro delle aree e delle macchine Movimento Terra al servizio dell'impresa. I carabinieri del gruppo forestale di Valencia, con il supporto dell'arma territoriale, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vibo Valencia, su conforme richiesta della Procura della Repubblica guidata da Cabillo Falvo, che ha coordinato l'attività unitamente ad un sostituto della Repubblica, mettendo i sigilli ad un'azienda attiva nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti, anche industriale, oltre a 10 autocarri, non tutti riconducibili alla citata realtà imprenditoriale, utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti dell'impianto di smaltimento, alcuni dei quali in uso a ditte terze risultati privi dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. In totale sono 16 gli indagati, tra cui i vertici dell'azienda sequestrata, per i quali a vario titolo sono state ipotizzate le violazioni relative al trasporto e allo smaltimento illecito, anche mediante combustione nonché deposito o abbandono incontrollato al suolo di rifiuti pericolosi e non. Contestata anche la violazione dell'articolo 452 bis del Codice Penale per la presunta compromissione e deterioramento delle matrici ambientali aria-acqua-suolo. L'indagine, che ha coperto uno spazio temporale compreso fra febbraio e aprile 2022, ha avuto origine dalla segnalazione dei carabinieri forestali alla Procura circa l'individuazione durante un servizio di controllo del territorio in un rogo di materiale plastico riconducibile ad un impianto di smaltimento rifiuti. I successivi servizi di osservazione e controllo, anche con adeguato supporto tecnologico, hanno conseguito di appurare che la citata azienda, il cui scopo sarebbe quello di smaltire e riciclare rifiuti industriali nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, avvalendosi tecnologie metodiche all'avanguardia, in realtà avrebbe usato metodi più sbrigativi per sbarazzarsi del materiale conferito, non diversamente utilizzabile.
In sostanza, i rifiuti, una volta privati delle parti riciclabili, quindi con valore economico, venivano abbandonati in una scarpata adiacente ad un capannone utilizzato per lo stoccaggio o bruciati, immettendo pericolosi fumi nell'atmosfera. Nel corso dell'attività veniva anche accertato come venissero conferiti i rifiuti provenienti da ditte non autorizzate al trasporto, poiché non in regola con la normativa vigente inerente all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Arrestato in flagranza nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, un 17enne per rapina impropria. In particolare, il giovane sorpreso all'interno di un negozio di abbigliamento in corso Garibaldi a Reggio Calabria, dopo essersi impossessato fraudolentemente di un cappotto e un paio di pantaloni e aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, è stato subito fermato da un vigilante dell'attività commerciale, dandosi immediatamente alla fuga nel tentativo di svincolarsi, e poi stato inseguito dall'addetto alla sicurezza fino alla limitrofa via San Paolo. Quando sopraggiunto l'equipaggio della sezione radiomobile, è stato in ultimo bloccato e arrestato dai militari dell'arma. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata all'esercizio commerciale, mentre il minorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria dei minori. Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale. Per la lettura integrale delle notizie del nostro settimanale, le potete trovare sul nostro giornale online www.taurianovatv.it. Grazie per essere stati ancora con noi, arrivederci al prossimo appuntamento.